Street Art a Montevago, nuove opere di Ligama arricchiscono il museo Open Air, percorsi visivi, un tour tra i ruderi del centro bellicino che ha lo scopo di far rivivere i luoghi del passato attraverso un linguaggio narrativo e contemporaneo, riconvertendoli al contempo in location ospitanti nuove forme espressive. Sentiamo in merito il primo cittadino, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Continua ad ampliarsi il museo a cielo aperto, che qui abbiamo voluto allocare nel vecchio centro di Montevago. Proprio ieri l'artista Salvo Ligama ha completato l'opera alle mie spalle, che ha voluto chiamare Solstizio, ed è proprio un inno alla vita, alla produttività, all'estate, al raccolto, quindi alle messi. E questo vuole essere anche un buon auspicio per questo posto che stiamo recuperando e stiamo restituendo alla memoria non solo dei cittadini di Montevago, ma alla memoria di tutti coloro che in qualche maniera in questo posto hanno avuto legami, collegamenti, e a coloro i quali vorranno venire per vedere, per visitare. La cosa che ribadisco ancora una volta è la suggestione che questi luoghi creano, e la bellezza che questi luoghi sprigionano. Il tempo si è fermato, ma si ferma in senso positivo, come se ci fosse la spinta per ripartire nuovamente. Ecco, questo vuole essere il senso di quello che in questi mesi si sta facendo. Il lockdown ci ha costretti ad un anno di fermo, ad un anno di inattività. Ecco, quello che è accaduto a Montevago sembra quasi un piccolo miracolo rispetto al tanto statico che il mondo intero ha vissuto. Ecco, noi siamo riusciti a fare, a fare, a fare, e ora stiamo godendo in qualche modo di quello che è venuto fuori. Il lavoro dell'artista Ligama continuerà con altre opere, proprio non per chiudere il percorso, ma per completarlo e poi pensarne un altro. Quindi è un lavoro in divenire.